Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Pace e bene a tutti, ancora insieme, carissimi fratelli e sorelle, raccolti intorno alla parola di Dio per prepararci alla celebrazione della solennità di tutti i santi. La nostra attenzione allora è rivolta alla parola di Dio che la liturgia propone in questo giorno in cui contempliamo la città del cielo, la Santa Gerusalemme. Già il libro dell'Apocalisse, che è il libro profetico del Nuovo Testamento, ci fa entrare nel clima festoso dei santi uomini che hanno meritato la gloria del cielo. Io, Giovanni, ascolteremo, udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono dell'Agnello, avvolti in candide vesti, e tenevano in mano rami di palma. È bello pensare e sperare che fra questi segnati con il sigillo, nella moltitudine immensa di cui parla Giovanni, oltre a tutti i nostri santi protettori, allo stesso San Pio da Pietrelcina, vi siano anche tutti i nostri cari defunti che ci hanno preceduto nel segno della fede ed hanno meritato un posto nel regno di Dio. Tutti i salvati, dice il brano dell'Apocalisse, sono dinanzi al trono dell'Agnello e cantano: «La salvezza appartiene a Dio e all'Agnello». Dobbiamo aspirare anche noi, carissimi amici, al raggiungimento di questa meta, e la strada ce la insegna Gesù. E questo è il motivo per cui nella solennità di tutti i santi viene proposto un brano delle beatitudini, la Magna Carta dei cristiani, il programma di vita di chi è stato battezzato nel nome della Santissima Trinità. Le beatitudini sono proprio il cuore della speranza cristiana. Gesù allora ci dice chi sono i beati, cioè coloro che meritano il regno dei cieli: i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia, quelli che verranno insultati e perseguitati per lui e per il Vangelo. A tutti loro Gesù dice: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Se ci mettiamo in questa prospettiva, non possiamo che sentire rivolte anche a noi queste parole di Gesù. In questa solennità, allora, mentre celebriamo la gloria di Dio nei Suoi santi, ecco, ci viene riconsegnato quel progetto di vita che, se eseguito, ci permetterà di raggiungere lo stesso traguardo di chi prima di noi ha avuto fede, ha sperato ed ha amato. Che tutti i santi protettori ci aiutino a percorrere con coraggio e forza questa strada. Pace e bene, auguri a tutti e buona festa di tutti i santi.